Appunto particolare perché normalmente nella Côte de Blanc in generale si fanno nella Côte de Blanc, quindi la zona Cramanda, Viso, Gé, Menil, la parte della Champagne più dedicata all'uve bianche, quello dove c'è anche tanto gesso, no? La famosa foto, no? Del gesso, eccetera. Invece in questo caso è uno Chardonnay che viene dalla montagna, che è la Maison Michel Fourgier, Fourgier Bimol, con cui abbiamo fatto questa operazione, sta a Lud, quindi sta in una zona montagna. In realtà Valle Bicciola, 450 metri, è più alta della Montagne de Rams, che è 300 metri poco più. Però ecco, per intendersi, ovviamente siamo molto più a nord e quindi anche 350 metri sono alti. Comunque lo Chardonnay qui si trasfigura un po', perché a livello soprattutto di naso, difficile dire che è tutto Chardonnay, perché effettivamente sì, c'è la canfora, il tiglio, il gelsomino, ci sono delle note, richiamano il musco bianco, il ribes bianco, però ci sono anche le note quasi da frutta rossa, quasi da ribes, quasi da fragolina appena matura, quindi ecco, questo è molto, quando si dice il terroir e champagne non esiste, in realtà esiste come, perché qui è uno Chardonnay che si comporta da pinot nero, quasi da uva rossa, proprio perché il territorio è completamente diverso. Quindi la... Scusate, devo sempre controllare che sia partita. Grazie. La regia. E quello che ci ha colpito qui, anche qui abbiamo avuto un dosaggio abbastanza alto, normalmente anche qui si tende a farli quasi pas dosé, che a me però esaltano troppo le componenti citrine, limonose, che di nuovo a tavola sono interessanti ma fino a un certo punto, quindi se devi bere così per fare un cortico con gli amici va bene, ma se ci devi pasteggiare secondo me un po' di dosaggio, e anche questo dosato a 9 grammi litro, che di nuovo sembra tanto ma in realtà bisogna vedere com'è poi nel bicchiere. Quindi al di là del naso sentite in bocca che c'è sì la nota citrina, però più un mandarino tardivo, più un pompelmo rosa e soprattutto c'è tanta freschezza, una freschezza diversa da quella gessosa, sapida, iodata della Côte de Blanc, questa è la freschezza della montagna, quindi questa freschezza che è quasi salinità sul finale, una nota che c'è proprio quasi una nota salina che viene fuori da questa componente limonosa e che si traduce anche in una bella, una discreta lunghezza, soprattutto. Vi siete accorto, nonostante sia fatto col 50% anche questo di Verde Reserve, c'ha tutta un'altra dinamica in bocca, no? Quell'altro era un pochino vinoso, grasso, untuoso, questo invece sembra la metà del dosaggio, ma soprattutto perché c'è appunto lo Chardonnay tenuto acido, tenuto fresco, scattante, che risolve la bocca in un modo completamente diverso. Quindi ci piace proprio questo carattere, comunque un Blanc, comunque fa il suo dovere da Chardonnay, però di nuovo legato a una componente di struttura un pochino sopra la media, di nuovo per uniformarsi a quella che è l'idea di Valle Picciola, dei vini da tavola più che champagne, aperitivi leggeri e gloriosi. E poi adesso vedete con il millesimato che raggiungeremo un po' la somma di questi due aspetti con l'abbinamento con l'istituto. Buon proseguimento.